13.07, torniamo in diretta, diamo il buongiorno a Mimmo Ferretti del Messaggero. Ciao Mimmo. Buongiorno Dario, buongiorno David, buongiorno, buon appetito a tutti, good morning prof. Buongiorno Mimmo. Come va? Va bene, aspettando. L'hai vista? Il solito tempo pomeridiano. Non io. Di grande impatto, no Mimmo? Parliamo no, della maglia. Io vorrei capire, scusi, io sono ignorante, no? Come già mi sono arrivati due o tre messaggi, ma che significa Roma Cares? Questo me l'avete spiegato? Io non l'ho capito. No, non lo siamo domandato. Da quello che ho capito è una collaborazione, un'iniziativa che vede impegnata la società, ma sarà adesso una decalcomania lì, una sovrimpressione, una stampa che sparirà con il main sponsor, visto che Zanzi ha detto che... Ecco, vedi? Credo però, Mimmo, no. Io non voglio metterti nelle condizioni di commentare una stupidaggine che ho detto io, però da quello che ho capito... Non lo so, ma sorpreso però... Va bene, va bene, poi dopo ci sarà modo tempo. Io spero che quella maglia il prossimo anno, o comunque una maglia simile a quella, possa avere qualche fregio di colore da qualche parte, me lo auguro fortemente, quindi insomma, questa certo. È la mia speranza. Avete già parlato di Totti, immagino. Senti, no? Subito al volo, no? Ma adesso io ti dico questo, stamattina... Era un bel modello? Cioè, su quello c'è poco da dire. Però manca a trattare i giocatori come i ragazzini d'asilo, mettete qua, mettete là, levete, spostate, abbracciate, baciate, applaudite. Lo spostavano come veramente come una cosa, una ballerina del carino. Vabbè, adesso è una battuta. Ma non solo lui, dai. Senti Mimmo, stamattina ti dico, l'avevamo improntata, non l'avevamo preparata, sei improntata la trasmissione alla fiducia, insegna dell'ottimismo, no. Ieri finalmente qualcosa si è mosso, sono dei nomi anche tanto interessanti alcuni, da verificare altri, insomma abbiamo parlato di... Sì. Un velocione magari su sì, nessuno è ufficiale, però insomma tanti sono diciamo così ufficiosi. Mm-hmm. Allora abbiamo cercato di darci questa spinta. Io però non te nego che una ventina di minuti fa, insomma, qua a battuta dei Totti, se di battuta si trattava, in qualche modo ci ha fermato mica. Allora, la tua così. Allora, il discorso è questo, semplicissimo. Poi basta soltanto ragionare su alcune cose, magari leggere anche con attenzione altre, uno si rende conto di qual è la situazione. A Totti, per dirlo in italiano, gli girano le scatole, è evidente, no? Possiamo dire che Totti è perplesso, possiamo dire trovare degli aggettivi simili, ma insomma la verità è che lui gli girano. Gli girano perché tutto si sarebbe aspettato, tranne che cominciare questa stagione con il contratto in scadenza. Allora, ovviamente lui quando viene stimolato, essendo una persona molto sveglia, intelligente e anche, come posso dire, furbacchiona, nel momento in cui si parla della maglia lui dice questa sarà l'ultima, perché se non mi fanno il contratto io l'anno prossimo finisco. Ah, quindi tu cominciamo a dire che tu l'hai interpretata così? Assolutamente sì. Bene. Cioè lui ha voluto dire, oh ricordatevi che io ho il contratto in scadenza, se non me lo rinnovate questa è la mia ultima maglia. Ha voluto mandare un messaggio non sicuramente ai tifosi, ma diretto al management di Jim Pallotta, questa è la verità. Però quella prima mezza cosa che dici quando si presenta la maglia nuova, io seguo questo ragionamento tuo, Mimmo, voglio fare l'avvocato. No, io capisco quello che tu vuoi dire. Lui ha approfittato della situazione, io non dico che ha fatto bene o che ha fatto male, non ho giudizi di merito, dico semplicemente quello che lui ha fatto. Poi che magari poteva risparmiarsi la battuta o poteva farne una ancora più grande, questo poi va a giudizio sempre che sia stato quello il suo preciso intento, magari arriva una precisazione. A me è sembrato che non ci avesse proprio sulla punta della lingua, però è una sensazione. Te lo sto dicendo, lui gli erode, gli gira, che dobbiamo fare? Ognuno poi lo stato d'animo di un'altra persona non lo può giudicare, può soltanto semmai metterlo in rilievo, come posso dire. Tante volte uno pensa delle cose, magari se le tiene, poi se c'ha l'opportunità fa anche una battuta, una mezza battuta, una battuta felice, una battuta infelice, questo poi lascia il giudizio a chiunque, poi la fa. Gli stava sulla punta della lingua, non c'è manco un dubbio, Dario, su questo hai ragione. Tant'è vero che Matteo Vespasiani lì è sbiancato, l'ha mandato via dopo un quarto di secondo. Sì, però perdonatemi, grazie. Ma non si poteva ipotizzare, cioè, tu dai la parola a Francesco Totti, cioè, che interpreta proprio, io me l'aspettavo che insomma ci sarebbe stato, tu dici allora che fai, non lo fai parlare? No, non lo so, però Mimmo la mia domanda è un'altra, no? Dica, prof. E in questo momento proprio, che forse oggi era il primissimo spiraglio di
finalmente il contratto di Totti era la priorità, cioè subito dopo avevi fornito la squadra a Garcia. No, scusami, secondo me però Riccardo stai dando una visione globale della faccenda che non è corretta. Cioè, in che senso mi perdoni? Che la società ieri, bene o male, questo lo stabilirà poi il campo, si è mossa in una certa maniera e si è portata a casa di fatto, non in maniera ufficiale, ma sicuramente ufficiosa, poi spiegheremo i motivi per cui ancora non sono ufficiali i due acquisti, Strootman e Gedevai, però poi se Totti in questa situazione ricorda alla società che lui non ha il contratto, non può essere che il punto focale di tutta la giornata e delle basi del futuro della Roma sia il contratto dei Totti, nel senso lui ha fatto una dichiarazione, una battuta, ha mandato un messaggio, una frecciata, una spirettata, chiamatela come pare a voi, però non può essere che siccome adesso Totti ha detto questa può essere la mia ultima, per l'interpretazione che do io alla battuta, Riccardo, mm-hmm. che secondo me ha potuto soltanto lanciare un messaggio. Adesso io non ho la memoria straordinariamente efficace, ricordo che qualche tempo fa lui in un'altra circostanza di questo tipo ha fatto un'altra battuta particolare che era legata ad una situazione contingente, adesso poi dopo piano piano vado a riguardare nei cassetti della mia memoria e me la ricordo, semplicemente perché magari lui ha voluto in questa maniera sottolineare una situazione, ma da qui a farne, motivo per cui improvvisamente dall'ottimismo si passa al pessimismo, francamente mi sembra eccessivo. Ma infatti... allora è possibile che in questa città, adesso faccio un ragionamento veramente esagerato, lo dico a Riccardo, possibile che si passa dall'esaltazione che non era esaltazione alla depressione, che non è depressione semplicemente perché Totti ha detto questa è l'ultima. Beh, se lui semplicemente, avesse detto, semplicemente. Questa è l'ultima, perché ho deciso, smetto, attacchi, scappini al chiodo e sarebbe stata una grande notizia, una grande, virgola, bruttissima notizia, sarebbe tutta un'altra faccenda. Ma così, no, è semplicemente un, oh, ricordate, io ho il contratto in scadenza, se non mi rifate, questa è l'ultima. Allora torno a ripetere, io do un'interpretazione e non sto dicendo se ha fatto bene o fatto male, questo deve essere chiaro, poi ognuno ha la propria opinione su questo. Dico semplicemente che facendo un'analisi giornalistica di quello che lui ha detto è stato semplicemente un messaggio alla società, punto e basta. Questo è quello che proveremo a capire, ovviamente Mimmo, se ci saranno delle ulteriori conferme, se ci sarà una precisazione, non lo so, però una certamente... precisazione per che cosa? No, non lo so, dico magari no, spiegami, che cosa dovrebbe precisare? Siccome siccome Totti, che tu hai imparato a conoscere prima di noi te lo dico perché nel personaggio ci sta, lui spesso è stato al limite, no? Tra la battuta, il segnale, il messaggio, cioè lo interpreti per quello che vuole dire se lo conosci, se invece hai una conoscenza magari meno approfondita dici oh, qui che era un atto ostile nei confronti della società, magari una battuta come dici tu, parlo a nuora perché suocera, quel momento a nuora era Vespasiano, io non lo so, certamente il percepito è stato quello, almeno io te parlo per me, quando dice sì non indossare tanto, questa è l'ultima. No, io ti posso dico la mia proprio d'impatto, quando ho sentito ho detto ammazza è paraculo, guarda, io questo ho detto, cioè non ho pensato ma sta dando l'addio al calcio, sta dando l'addio alla Roma, ok, questa è la mia percezione, poi se tu mi dici ipotizzando un eventuale come posso dire chiarificazione successiva, una precisazione, che cosa deve precisare? Cioè nel caso in cui dovesse precisare, potrebbe soltanto precisare che a fine stagione smette con la Roma, ma non è questo, non può essere questo, non è in linea, perché io come posso dire ieri, per dire, tanto per non parlare di me, è uscito un pezzo sul Messaggero, ok, in cui c'era scritto Totti perplesso, niente rinnovo e zero novità, e all'interno del pezzo c'era scritto come lui fosse incazzato perché la società ancora non si è fatta viva la faccia di tante chiacchiere che sono state fatte recentemente da tutti, Totti, la nostra bandiera, sono tutti in vendita, lui non si tocca, però in riferimento al contratto di Totti, diciamo in maniera concreta, non si è fatto niente. Tanto è vero che vi posso assicurare, poi chi ci crede e non ci crede, lui vuole giocare altri 2 anni, ok? Quello che lui va la sua aspirazione è avere un prolungamento per altri 2 anni, con la promessa da uomo di parola, da uomo d'onore,
con la Roma, che se lui si dovesse sentire appena appena non in grado di reggere più i ritmi, alza il braccio e dice: io mi fermo perché i soldi non vi chiedo più niente. Questa è la situazione, ok? Quindi che Totti possa dire: smetto di giocare a pallone, me ne vado dalla Roma, questo io non ci credo assolutamente. Siccome vi sto raccontando tutte queste cose, è stata semplicemente una battuta paracula per ricordare alla dirigenza che lui c'ha il contratto in scadenza. Tutto comunque qui. Ci sono dei lanci, dei rilanci, ovviamente è stata interpretata in quel modo un po' da tutti, e insomma vediamo un po'. Anche quello perché, che ti dico, io posso dire: caro Francesco, hai sbagliato a fare una cosa del genere. E questa è una versione. Qualcuno può dire: caro Francesco, hai fatto bene. Io non so da nessuna delle due parti. Non dico né hai fatto bene né hai fatto male. Però non mi ha sorpreso. No, una cosa è certa. Una cosa è certa, Mimmo, che questa vicenda andrà affrontata per risolverla. Perché tu, se cominci una stagione con questa cappa opprimente, con questa spada di Damocle, con Totti e conta la rovescia, mancano 3 mesi al 1° febbraio, mancano due, non si può fare. Dario, tu mi vuoi bene? Quello sì, lo sai. Okay. Perfettamente. Allora, quando abbiamo parlato del prossimo tormentone della Roma e c'eravate voi due in studio, era questo. A chi diceva De Rossi, chi diceva Osvaldo, io ho alzato la mano e ho detto: il prossimo tormentone sarà Totti. Per forza di cose, perché stiamo parlando di Totti, e lo vedi, Dario, che come Totti dice 3 parole, questa sarà l'ultima, sono 4 con l'articolo, se scatena tutto questo, e allora qual è l'unico? Io me l'aspettavo in conferenza, invece ha anticipato proprio i tempi. Te pare poco, ma no. Testo di, ma mica è stupido, Poi torna a ripetere: ha fatto bene o ha fatto male, non è il mio giudizio, non lo voglio dare. Dico semplicemente che ha ricordato alla società che esiste una certa situazione. E che deve essere risolta, perché se no, come dici te correttamente, parte il tormentone. È così, Dario, quanto manca al primo di febbraio, quanto manca al 30 giugno e tutte queste cose qui. Allora torno a ripetere, non ci può stare nient'altro che una provocazione pure cattivella, come volete la voi, una frecciata, chiamatela come vi pare, ma non ci può essere nient'altro di quello. Non ci può essere l'addio dei Totti al calcio, l'addio dei Totti alla Roma. No, l'addio no, dai, adesso che insomma non forziamo, ecco. Certo. Dire, no, non esageriamo, No. Poi magari sul pomeriggio ha comunicato. No, però sicuramente si innesca un meccanismo che non è certo propizio, non è certo favorevole. La Roma già esce da sto biennio veramente con le ossa rotte. È chiaro, Mimmo, che cioè, da quella battuta in poi di che se deve parlare, secondo te? Se parla con uno, però, che voglio dire, lasciamo, pare che uno parla di quello che dice. No, così, ti specificavo per quello che è, insomma, so che anche sul sito ufficiale della Roma già insomma è stato preso d'assalto da tutta una serie di commenti, di valutazioni dei tifosi che vertono sulla nuova maglia, ma soprattutto su quello che ha detto Totti è marginale. Dario, scusa, ma io non te lo voglio ricordare perché lo sai perfettamente, ma qui stiamo parlando del più forte giocatore della storia della Roma, ok? Stiamo parlando di colui che detiene tutti i record della storia della Roma, tranne del maggior numero di gol segnati in Coppa Italia, che ce l'ha Prusso, ma non è detto che non può essere battuto, ok? Stiamo parlando di questo giocatore che comincia la stagione con il contratto in scadenza, ok? Secondo te è normale? Secondo me no. Ed è anche, sotto un certo punto di vista, poi se no vado nei giudizi che io non voglio dare, secondo me è anche normale che questo giocatore, che lo ripeto, è il più forte giocatore della storia della Roma, gli possa rodere il chiccherone se lo mandano a giocare col contratto di scadenza. Gli può rodere un po'? Sì, quello sì, poi però allora, Riccardo, se ti vanti e vieni pure te, naturalmente, sì, devo capire cos'è normale, cioè se ci sarà un altro anno di contratto è normale, 2, 3, 6 è normale, non lo so. Trovo molto meno normale che se comincia la stagione senza il portiere, senza il terzino, Mimmo, quello. E poi subito dopo, cioè, io per quando la mia domanda era
magari è una priorità, nel senso che io sono talmente tanto sicuro che, ma non soltanto perché sarò detto a chiacchiere, perché Totti deciderà quando smettere con la Roma, certo. Nessuno si potrà permettere di non rinnovare, quindi io lo do talmente tanto per scontato che il rinnovo, che io dico che è chiaro che con questa frenesia che ci sta, questo sta a pensare prima a fare la squadra e poi subito dopo si metterà seduto, perciò io evito, perché te tocca, è dolorosa sta cosa, pensa, dice, oddio, ma che voleva di Totti, ma che pensa che davvero non gli rinnovano, quindi cerco di non infilarmici dentro e di pensare a quello che è la priorità in questo momento per la Roma, poi però, tra 10 giorni, quando gli avrà fatta la squadra, io né te sa, né Dario, certo, siamo nella testa, certo, di Totti. Noi non possiamo sapere se lui davvero o non davvero pensa che la società non lo voglia tenere ancora, no? Che non gli voglia prolungare il contratto, che non lo voglia rinnovare. Questo noi non lo sappiamo, quello che c'ha in testa Totti, dico, no? Sì. Quindi nella sua testa dice, mi fai la domanda, belle belle tante maglie, e questa può essere l'ultima, questa sarà l'ultima, capito? Perché lui erode, oh, e gira, c'ha ragione, torto, questo non sta a me sindacarlo. Però che lui erode è sicuro al 100%. Poi uno i rodimenti si fa passare, si fa venire, ma mica a comando come mettete qui seduto, girate, fammi la maglietta, tutti abbracciati, applauso, cose che. Ma che stava a parlare? Le posso fare un'altra domanda? Sì, però Riccardo, devo chiedere perché abbiamo il break, sì, se okay. No rischiamo andare, di andare a prendere una cosa per sì, il break. Poi no? Ripartiamo da questa curiosità, solo per precisare, Roma Cares è il logo di una neonata fondazione, questa iniziativa benefica della Roma, e vedrà società coinvolte in progetti a scopo appunto benefico. Oh, e bravo che l'hai spiegato. Chiaramente bravo. Quando, questo per precisare, quando arriverà il main sponsor, così ha detto Zanzi, verrà messa chiaramente una, magari qualcuno si è perso le parole dei Dalone, ma già adesso vendendo la S Roma Store non c'è quella scritta, cioè tutti, la maglia perfetto. Ok, a tra poco. Bello è che in questa vicenda, Mimmo, eccomi, ci sono sempre diverse verità, no? Pubblicamente si dice una cosa, poi magari lontano dai computer, dai microfoni, dalle telecamere, se ne dice un'altra, e tipo? Non lo so, come se si avesse quasi paura ad affrontare sto tema, questo argomento. Io credo che insomma, ma io credo anche da parte di tutti noi che insomma adesso no, ma io ti faccio una domanda, parlo di però, tutti no? E di nessuno, poi sì, da doveva fare Riccardo la domanda. No, a me era una curiosità. Scusami, prego, vai Ricky. Ma avete visto Marchigno sa la presentazione? Sì, stava vicino a Giulio Sergio. Ok. O era il gemello, era lui. No, perché adesso mi era venuto un sospetto, dico "Dio, non ho visto". Perché è scappato? No, gli era scappato. Gli era sfuggito tante volte alla vista. No, invece la tua di domanda. Ho visto pure Borriello. Sì, hai sì, sì. Come sa, con tutte le visciche proprio. Tutto tirato, Stava una bomba, stava. No, ti dicevo. Adesso ti faccio una domanda. Ma è una domanda molto stupida, Dario, però tanto perché io quelle faccio. Ma qual è la situazione contrattuale di Totti ad oggi? Cioè? C'è un anno di contratto ancora, no? Quindi vuol dire che? È in scadenza. Quindi vuol dire che se non gli rinnovano l'anno prossimo non sarà un giocatore della Roma, giusto? Sì. E quindi che ha detto? Questa è l'ultima. Questa è l'ultima, sarebbe una sentenza per dire che già sa che non gli rinnovano. No, lui scusa. Allora, se lui parte, come posso dire, dalla situazione attuale, lui lo sa sì che è l'ultima, perché se la Roma non gli rinnova, questa è l'ultima, Ma su questo c'è poco. Allora voglio dire, ha semplicemente, secondo me, voluto sottolineare in maniera furba, sbagliata, corretta, paracula, fate come vi pare. Ha voluto soltanto sottolineare una situazione che è reale, che è attuale. Domani potrebbe essere un'altra. Oggi la situazione è questa. Qualcuno, Mimmo, qualcuno. È la mia ultima maglia. Qualcuno, scusa l'interruzione, ha scritto già, ma ambiente è già una polveriera, invece di stare tranquilli, uniti o comunque di una cosa, poi quella è una trattativa che ovviamente si dovrà fare, ma infatti è un contratto che si dovrà fare, vediamo con quale lunghezza, certo. Insomma, magari era il momento di aprire. Certo, Dario, io infatti ho detto, questo rientra nell'opportunità di dire una cosa del genere in una situazione simile, no? Lo so, infatti. E torna a ripetere, però io non sono una capoccia dei Totti. Io prendo atto della dichiarazione e so come stanno determinate cose, quello che gli passa nella sua testa, diciamo, a livello complessivo, che gli erode perché non gli hanno fatto il contratto, e allora giudico quella frase per quello che è. No, ma se è stato troppo opportunista, se è stato sbagliato fallo, se è stato giusto. Questo io non voglio entrare nel metodo, non mi interessa.
Io non mi interessa pure, però giudizio se questo merito. Mi interessa, diciamo. Parlo soltanto della dichiarazione. Quello che lui voleva dire e qual è stato il senso del messaggio che ha voluto dare. Ha fatto bene? Ha fatto male? Ognuno ovviamente la pensa come pare, ma figurati se io posso star dire se Totti ha fatto bene o ha fatto male. Ognuno pensa come vuole. Senti Mimmo, evitando di incagliarci, poi ripete sempre le stesse cose sull'argomento, mercato, si sta muovendo mercato. Qualcosa allora, di interessante? Complimenti a Gino Mancini innanzitutto perché... Per il team Yedvai. La foto di Yedvai ieri è un piccolo grande capolavoro e bisogna anche dare atto e merito a chi le fa, no? Così come lui, la foto, eccetera, così eccetera. Come lui è un piccolo grande calciatore, perché insomma di fisico dicono sia già ben messo, ben piazzato. Allora, lì è tutto a posto tra le due società, tutto a posto con il giocatore. C'è questo piccolo particolare che quando c'è un trasferimento legato a un calciatore minorenne ci deve essere un ok da parte della FIFA. Essendo questo ragazzo che è ancora minorenne, compirà 18 anni a dicembre, corretto, esatto, Derio? Esatto, sì. Esatto, quindi c'è bisogno che la FIFA ratifichi in qualche modo il trasferimento, ma è veramente un atto formale, cioè un atto dovuto, niente di particolare. Yedvai è sicuramente un giocatore della Roma e volevo mandare tanti saluti a coloro che scrivevano e pensavano che Baldini si stava portando via i giocatori e li portava tutti al Tottenham. Allora, chiusa questa parentesi, parliamo di Strootman. Lì anche le cose stanno praticamente tutto a posto, come si dice in questi casi, no? Con un piccolo particolare, come voi sapete, i club olandesi, che sono dei mercanti proprio di primissima categoria da secoli ormai, no? Sono probabilmente i più grandi mercanti di tutti i tempi, vogliono vedere i soldi, o quantomeno vogliono vedere le garanzie che tu ci hai i soldi e sei pronto a pagare prima di firmare qualsiasi cosa. Come fece l'Ajax per Stekelenburg e prima ancora per Chivu. Prima ancora per Chivu. Esattamente, tant'è vero che voi ricordate chi viene, poi dovete tornare via, stessi, insomma tutta una serie di casini non finiscono. Allora la Roma che cosa fa? La Roma prima di poter perfezionare ha dato mancato alla sua, non so se dire banca di riferimento o alla sua altra proprietà, di provvedere affinché possano dare tutte le garanzie che sono state richieste dal club olandese, che è una cosa che, come posso dire, non è andare in banca e fa un versamento oppure fa un prelievo, è una cosa leggermente più complicata, ma insomma che si può risolvere nel giro di un paio di giorni. Non credo che ci saranno difficoltà di questo tipo, non ci sono mai state e non vedo perché la Roma dovrebbe in qualche modo cominciare a trovare difficoltà sotto questo aspetto. Detto questo, va sottolineato che il PSV ha garantito, ha dato la propria parola, ha certificato alla Roma che nell'attesa di queste garanzie fideiussorie non metterà il giocatore all'asta né cercherà di fare un rilancio con chi che sia, ok? Quindi Strootman, che poi si legherà per 5 anni con un contratto di 2,2/2,3 a stagione, può essere considerato un giocatore della Roma anche se ufficialmente non è un giocatore della Roma. Come? Non è ancora ufficialmente un giocatore della Roma Benassia, semplicemente perché in tutti i vari moduli, contratti di trasferimento e passaggi vari tra la Roma e l'Udinese, l'Udinese a Roma, mancava la firma di Nico Lopez, che prima ci ha messo una vita per mettersi d'accordo con l'Udinese, ma sembra che ci metta una vita per mettere questa firma sul suo contratto di trasferimento. Nico Lopez è in Turchia, l'avete visto ieri sera, no? Nel giocare nella semifinale del Mondiale Under 20, quindi il suo procuratore Betancourt è partito ormai da un paio di giorni per la Turchia, un giorno, non mi è stato ben specificato quando è partito, per andare a farsi firmare proprio da Nico Lopez il trasferimento all'Udinese. Quindi appena torna Betancourt, potrebbe essere oggi pomeriggio, potrebbe essere domani mattina, verrà perfezionato Benassia e potrà cominciare il giocatore ad allenarsi con la squadra, cosa che adesso non fa, anzi non può fare perché non è ancora un giocatore della Roma. E in caso ovviamente di, toccando ferro, no, di infortunio, di qualche piccolo guaio, insomma non si capisce bene poi chi sarebbe responsabile. Questa è la situazione legata a Strootman, Yedvai e Benassia. Altre situazioni, prego, domande, nomi, cognomi. Io direi di andare sul portiere perché qui ogni giorno dobbiamo farlo, una sorta di corsino. Allora, ieri sera, in tarda serata, intorno alle 21, mi è arrivata dalla Francia la segnalazione che tutti o quasi i media francesi che si occupavano e si occupano di sport
davano per scontato, per fatto, per imminente il passaggio di Ruffier, lo dico come si scrive, il portiere del Saint-Étienne alla Roma, ok? Il Peladone, un nome che era circolato. L'Equipe l'ha scritto pure, sì. Ecco, lo vedi. Io, infatti, se tu vedi oggi nel mio pezzo poi c'è questa cosa, perché mi era arrivata dalla Francia molto tardi. Il procuratore di Ruffier, lo dico come si scrive, questa mattina ha smentito che ci sia l'accordo già fatto, non ha smentito che il giocatore interessi alla Roma, perché il discorso portiere è un pochettino incazzettato. Allora, ieri De Santis si è presentato al raduno del Napoli, ha parlato con Benitez, e Benitez gli ha detto: che devi fare? Che facciamo? Quello gli ha detto: no, ditemi voi che dobbiamo fare, perché state a cercare altri due portieri, quindi decidetevi pure a dirmi una cosa. Questo io l'ho fatta molto in stile casareccio, questo discorso, no? Però hanno convenuto la società, l'allenatore e il giocatore di aspettare oggi per capire se c'è la possibilità o meno di prendere Giulio Cesar per portarlo a Napoli. Se entro oggi Giulio Cesar non dovesse andare a Napoli, ecco che De Santis resterebbe lì, almeno queste poi sono le verità di mercato che durano lo spazio di una notte, Dario, ricordate bene, no, certo. Però la Roma sta comunque ancora aspettando che il Napoli le faccia sapere qualche cosa in merito a De Santis. Al tempo stesso, lo ricordo, Sabatini ha parlato sia con Viviano, gli ha detto: tu sei il portiere della Roma, ha parlato con Sorrentino e gli ha detto: tu sei il portiere della Roma, ha parlato con De Santis e gli ha detto: tu sei il portiere della Roma. Però sta aspettando ancora Sabatini di capire chi poter prendere, anche in riferimento al fatto che A, Sorrentino comunque lo paghi, B, Viviano non lo paghi, C, De Santis non lo paghi, B, D, Ruffier lo devi pagare, ok? E allora quindi ancora non è chiaro che tipo di investimento, se zero oppure in qualche cosina, la Roma voglia fare sul portiere. La sensazione mia, perché non può essere che Sabatini non ha ancora stabilito chi è il portiere, secondo me, a Trigoria, se si aspettate cogliere l'occasione più propizia da un punto di vista economico per prendere il portiere. Questa è la mia sensazione, che è derivata soltanto da un ragionamento logico in riferimento al fatto che si parla ormai da 10-15 giorni di due portieri almeno, Viviano e Sorrentino, e da una settimana almeno di De Santis, quindi sono tre, si parla sempre di questi. È possibile che tu non ce la fai, nel caso in cui lo volessi davvero, non ce la fai a prendere uno dei tre? Riccardo, che dici tu da vecchio dirigente? Non lo so, mi sono un po' disorientato. No, ieri è ritornato, mo sei già sparito. Ma già stamattina stavo bene, avevo detto che... E mo sta cosa all'ultimo. Cioè, tu mi vuoi dire che Totti è la tua rovina? No, non è la mia rovina. È il pensiero che dico che non ci voleva oggi, capito? Ma non ci voleva, guarda, Riccardo. Ah, poi ritorniamo lì. Un attimo l'avvocato di chi te pare a te. Lo sai che tutto questo non sarebbe mai accaduto, ok? Se la Roma avesse già rinnovato il contratto a Totti. Ma proviamo un attimo prima di salutarci, non c'è tantissimo tempo a capire perché questo non è stato fatto, perché c'è una discrepanza, non si sono trovati d'accordo sulla durata di un contratto. Allora, la mia soluzione, l'annuale Dario, non hanno mai affrontato l'argomento, mai messi al tavolo, non è mai stato convocato Totti. Poi chi lo convoca? Sabatini? Che c'ha da fare un miliardo di cose, e non credo che, con tutto rispetto, possa essere uno che faccia il contratto a Totti. Non credo che lì passino per Sabato, cioè quella è una cosa proprio da proprietario. Passerà attraverso lo studio Tonucci, mi potrei dire, no? Da azionisti, insomma. Diciamo qualcosa di questo tipo. Quindi, perché non è stato fatto? Non è stato fatto perché Totti non è mai stato chiamato per parlare del contratto. La domanda è: perché non è mai stato chiamato per fare il contratto? Questo rientra probabilmente nelle impellenze che ha la società, probabilmente, che prima vuole mettere a posto altre cose e poi sistemare eventualmente Totti. La mia malignità, ma lo dico, una malignità, è che la Roma stia aspettando di cedere De Rossi per non avere più sul groppone 12 milioni di stipendio euro lordi a stagione, e quindi rifare il contratto a Totti. Cioè, risparmi da un contratto per farne un altro. Benissimo. È una mia malignità, lo dico, però a pensare male ogni tanto, come sia quello, c'è se via.
E lo vedremo, a questo punto certo. Non, se Dio vuole, non ci resta far altro che aspettare. Niente, ha spaccato un due praticamente, perché stava invece ero tutto, tutto ringalluzzito. Cioè, quanti chili hai perso, Righi, con questa cosa? Un tretti, ho persi tutti. E mo si rifà. Mo si rifà fra una mezz'ora. Fra mezz'ora però ripiamo tutto. Ciao Mimmo, grazie. Ciao, se Mimmo. Dio vuole. Ciao.